fa 06 però perché. Allora, proviamo a telefonare a sto vicino, dice che bisogna essere gentile con i vicini, hanno fatto pure la festa dei vicini. Di solito i vicini non servono mai, vediamo se sto vicino serve. Di solito si fanno i cazzi tuoi, poi dopo quando te servono. Boh. Pronto? Pronto, architetto? È lei? È lei personalmente? Sono la signora Stra. E come fa a riconoscermi subito? Ma lei è un mago. È un mago, architetto. Senta, caro, io l'ho chiamato per una casa talmente piccola che quasi quasi mi vergogno di averla disturbata per così poco. Quasi quasi ci ripenso e metto giù. No, scherzo, dai. Poi mi spiego. Io vorrei fare una sorpresa a mio marito. Ma io ho detto, è una cosa così piccola che mi vergogno di disturbarla per così poco. No, poi mi spiego, a parte gli scherzi. Lei si ricorda camera mia? Lei se la dovrebbe ricordare, ecco. Lei si ricorda quando uno si stende sul letto che sta così, ecco, e guarda la parete? E guarda la parete? Ogni sera guarda la parete. Oddio, mi sei scurita la vista, oddio quest'ombra che è, non ci vedo più. Architè, sono disperata, ma aiuti lei. Ma ti pare che uno a 50 anni si può fissare sul calo della vista? Allora uno gli toglie l'ombra con la mano del bianco. Nonostante il suo livello di connesso, la base energetica traduce. Me lo manda? Lei è un angelo, architè. Lei è un angelo, veramente. È un angelo. Senta, architè. Io volevo dire, eventualmente ci fosse un'infiltrazione d'umidità. Che se fa là? Una stuccatina, vero? Ecco, allora siccome una stuccatina secondo me bisogna dargli, al 90% bisogna dargli la stuccatina, venendo lo stuccatore gli farei fare qualche ghirigoro sul soffitto, capito? Ecco, che me levi un po' quel piattume che fate voi adesso con architetti, che non ho mai capito perché fate quel piattume cassa da morto. Perché noi siamo vivi, voi fate sto piattume cassa da morto che proprio deprime. E beh, qualche ghirigoro, architetto, che ne so, una coroncina, un cassettone, un angioletto, che ne so, una cosetta così, che ne so. Per dare un po' di movimento, ha capito? Perché così mio marito pure si ripiglia un po', capito? Vabbè, architè, allora se è una cosa così complicata, tanto vale farla in tutte le stanze. Così non bisogna fare venire gli operai il mese dopo. Se no ogni mese dobbiamo fare sta cosa, invece facciamo tutto insieme. Perché a mio marito non mi piace gli operai per casa, E manca a me, devo dire la verità. E allora tanto vale farlo in tutte le stanze se è tutto sto lavoro complicato, non gli pare? Va bene, allora vogliamo fissare sta cosa? No. Ma no, ci stavo a pensare adesso, che poi con sto soffitto antico, quelle finestre che abbiamo così moderne, non c'entrano più niente. Poi capirai, mio marito che è così preciso, entra, vede, e il soffitto antico con le finestre moderne, figlio mio, quando andate al circolo, architè, a sputtana per tutta Roma, lei. Architè, non c'entrano niente quelle finestre.
E ci vuole un'apertura cinquecentesca lì. È un bel lavoro di muratura, architetto. Senta, architetto, un altro particolare. Mettiamo il marmo per terra, sa? Mettiamo il marmo per terra. Il marmo per terra? Ah. Sì, perché questo legno che c'è adesso, che sembra un convento andato a male, architetto mio, una tristezza. E poi dice che mio marito non funziona, ma scusi, alza gli occhi e vede sto piattume cassa da morto, e giù vede sto legno che sembra un convento andato a male, poi dice che non si rizza, quello non gli basta manco Brigitte Bardot a 13 anni, sto modo, ha capito, architetto mio, bisogna pure aiutarlo sto povero uomo, ha capito, marmo rosa shocking se possiamo, capito, così gli possiamo dare... Per aiutarlo, per tirar su la gente va tirata su, capito? Insomma, bisogna aiutarli, a un certo punto... C'ha 50 anni, però, lavora, insomma. Che poi, mi dice lei qua la scaletta, che vuol dire qua la scaletta?